Salve e benvenuti a tutti in questo nuovo Buongiorno. video. Qua se non è Tommy Tom. Tommy Tom. In questa mia mappa, che forse quasi tutti ricorderete perché ci ho fatto praticamente tutti i miei video, in cui ho fatto questa bellissima scritta del nostro canale. Sappiate, l'ho fatta tutta a mano come tutta questa mappa. Non guardate qua cosa c'è. Guardate piuttosto il super creeper. Devo farlo vedere, va. Che ne vale la pena. Ecco, non guardate i progetti che non avete. Quelli che non avete visto il video, sappiatelo. Sono in lavorazione, su cui probabilmente farò un video io. Boh. Adesso aspetta, fermo qua che vi faccio vedere con la leva. Pof. Qui dietro la testa del creeper c'è una bellissima leva. Guardate. Farà piangere il povero creeper. Poc, povero creeper. Anche questo ho fatto tutto a mano, po. Niente MC Edit. Sì, l'ultima volta che ci ho provato a usare MC Edit, dimentico come è esploso. Vabbè, non direttamente a me, ma. Ok, continua a scendere l'acqua così non più. No, di nuovo! Ah! Ok, sì, giusto. Dimenticavo che questo è un pistone. Comunque, ok, dai, torniamo là. Oggi, adesso vi spiego. Vi mostreremo una figata pazzesca, vero? Se non Già. sono i buff. Per chi non conosce i buff, sono gli effetti delle pozioni oppure del beacon, cioè il faro, quello che fa la luce. Vediamo se lo trovo. Far Questo. hai ragione, quello che adesso non fa la luce perché, cioè, mancano i blocchi di ferro oppure di. Voilà, adesso dovrebbe partire. Non parte perché forse così. No, No, aspetta. Imprevisti. sì, in realtà questa cosa qua non serve a nulla perché volevamo farvi vedere soltanto cosa sono i buff, Infatti. però i buff Eccolo. sono una bellissima. Ecco qua, questo coso, che è bel faro che ci fa qua nel Death Star, dà i buff, che sarebbe lo salto potenziale, in questo caso sarebbe la velocità, sollecitudine, che sarebbe velocità nello scavare, resistenza, e salto potenziato, forza e rigenerazione con. Vabbè, questo lo sistemiamo dopo, anche adesso sarebbe meglio. Probabilmente questo video, dico probabilmente perché non lo so, forse verrà suddiviso in due parti perché con tutte le cose da farvi vedere Sì, è lunghissimo. è lunghissimo. Ok. Questo si collega sempre con il coso dei blocchi comando che abbiamo fatto prima di video. Ecco qua, infatti questi bellissimi blocchi comando che vi ho mostrato, perché io di solito li interrerei a profondità abnormi per non farli vedere. Sentiamo un giorno sereno. Ok, ecco. I buff sarebbero, come ho detto prima, gli effetti delle pozioni. Intanto ammira il bellissimo sole che sorge dietro la scritta il magnifico mai ai suoi amici. Amici, vabbè. In realtà Crazy Boss l'avevo invitato, ma aveva da fare, quindi non poteva. Lo faremo un altro giorno. Il video sull'OLM Super Mappa. Anche quella è una figata pazzesca. Comunque, ecco, questo qua è il blocco comandi che ci dà il secchio, perché come ho detto, come quasi tutti sapranno, le pozioni vengono annullate dal secchio di latte. Ok, queste qua sono tutti i blocchi comandi che contengono tutti, quasi tutti, i buff, quindi gli effetti delle pozioni che ci sono in Minecraft. Tranne, sono 20, però in realtà ci sarebbe un 21, 22, un 23, che non sono riuscito a capire come funzionassero. Con too many items e con not enough items funziona, perché sarebbe il 21esimo sarebbe guarigione velocizzata, 22esimo aggiunge quello che aggiunge i cuori, il 23esimo quello che aggiunge la fame. Però non sono riuscito a capire come funzionasse. Ok. Ecco, il primo effetto è quello della corsa. Ti consiglio, se non provalo te, anzi, no, provo io. Ecco, in questo caso l'ho messa a 100. Yahoo! Mi vedi? Sì, ok, ora vi faccio vedere che cosa significa. Vedete? Ecco. Ti consiglio di tornare se riesci. Ok, ti vedo. Hai un secchio di latte? No. Ok, aspetta un attimo, sistemiamo una cosa, chiocciola. Ah.
Fatto? Ok. Adesso dovresti averlo. Ah, ok, sì, ce l'avevo, sì, va bene, comunque. Ok, perfetto. Ecco, potresti aprire il primo blocco comando, che sarebbe quello della velocità? Sì, cosa devo fare? Ecco, per aprirlo, tanto per far vedere ah, il... Sì. Ecco il comando. Ecco, sarebbe effect, spazio, cocciola, per indicare quella persona più vicina. Uno, che sarebbe l'ID del potere, in questo caso la velocità. 1000 è il tempo in secondi e 100 è la potenza. Quindi se io adesso cambio 100 e metto 15, prova. C'è una certa differenza tra adesso e prima. Molto più lento. Provi, fai col tasto E così per far vedere che si mostra l'effetto, cioè in parte all'inventario che si forma. Sì. Eccolo qua, velocità. Adesso io l'ho settati, tutti i poteri l'ho settati a 100 perché è più bello e così si capisce. Dunque, il primo, adesso ve li dico in ordine. Anzi no, mentre lo facciamo, sì. Andiamo col secondo. Perché io c'ho? Ci sei? Sì, vai pure, devo fare una cosa. Claire. Ecco, per chi non sapesse, il comando slash Claire cancella tutti gli oggetti che hai nell'inventario. Perfetto. Ok, vai col secondo. Non so neanche io cos'è. Lentezza. Adesso è settato a 100. Ecco, voi vedete che non vi state nemmeno muovendo. Ecco, soltanto con i salti si può muoversi praticamente. Perché? Anzi, lo stai volando. Perché i salti. La velocità, in questo caso, è ridotta fino a 100 praticamente. Avete una lentezza pari a meno 100. Quindi io sto cercando di camminare ma non ci riesco. Sì, in realtà tu in questo momento tu ti stai muovendo ma di pixel. Di nanopixel. Ok. Vedete che non sei qui il latte? Ok, ce l'hai già, niente. Oh, me lo so rislurpo io, va bene. Ok. Dopo il terzo è quello della velocità nello scavare. No, ti sei rimesso in coso. Potresti metterti in sopravvivenza. Adesso vi mostro dunque. Anzi, ecco. guarda cosa ti do. Ti do un piccone di legno. Se l'hai preso? Sì. A scavare il ferro. Un po'. Anzi, i blocchi, perché i blocchi sono molto duri. Prova a scavarli. Normalmente. Ok. Vedete come quanto tempo ci impiega? Adesso prova per metterti il potere. Ed è questo. Il terzo, sì. Vai. Super velocità. Con un piccone di legno. Ops, scusami. Con un piccone di legno. Quindi logicamente più aumenta la potenza del piccone, quindi pietra, ferro, oro e diamante. Meno tempo ci impiegate. Se non tutti lo sanno, le cose in oro sono più veloci di quelle di diamante. Tra parentesi. Il comando 4 è invece la lentezza nello scavare. Adesso vi faccio un esempio pratico con una pala in diamante con la terra, sì. Ok. Ora sì. Ok, tenga. Aspetta che. Anzi, ora cosa ti faccio? Ti do quella di legno perché almeno si capisce il meglio la differenza. No! Aspetta un attimo che arrivo. Ok, vai. Guardate. Estremamente lento. Prova a cercare di distruggerlo. Quello che ok. Tieni premuto. Stai tenendo premuto? Sì. Ah, io vedo che tipo non riesci neanche a toccarlo. Ah. Ok, vabbè. Hai il secchio di latte, sì. È finito. Ok, perché todo. Ecco, come potete notare, come avete appena visto, non si riesce praticamente neanche a scavare. Sì. Mentre ora. Guardate. Vai. Ora si riesce. Decisamente. Ah, pare che sei in creativa, penso. No, sono in sopravvivenza. Ok.
Ora il 5, sì, che è la forza, che è questo qua. Quale? La forza, questo qua è quello della forza. Adesso vi faccio vedere, sei in creativa, in sopravvivenza. Sì. Otteniamo un bellissimo zombie. Non okay. Ho la spada. Do una spada di legno. Ok, grazie. Di nuovo, aspetta un attimo, ho fatto una cosa ancora. No! Aspetta, ok. Vai, prendi la spada di legno. Vai, colpisci. Ah, sono in difficoltà, scusatemi. 2. Vai. Cazzo. Ti do una mela d'oro. Sei vivo? Sì. Ti facciamo vedere, colpisci? Ho usato il secchio. La pala? Il secchio. Aspetta, siamo così, un bel secchio di attacco, così. Vai, colpisci. Con un colpo di spada di legno. Un colpo. Un colpo. Adesso provo a prendere, ti do il latte, bevi. Per dimostrare che colpisci. Altro. Col secchio. Prima col secchio un solo colpo. Invece ora ce ne voglio un 4-5 con la spada di legno. Sai per caso adesso quanto tempo stiamo facendo andare questo video? Perché se mi sono perso. 12 minuti. Perfetto, siamo arrivati al 5. Siamo appena arriveremo circa 16-15 minuti, spegneremo. E continuiamo nel sesto. No! Ecco. Il 6. È questo il sesto? Sì. Sì. Vediamo cos'è. Ah. Dovresti picchiarmi prima. È cecità amica, giusto? Non lo so. Tu non vedi, giusto? No, io ci vedo. No, ho capito, aspetta un attimo, no. Ci sono gli slime che saltellano dovunque. Sì. Zero. Perché, boh, non so perché mi ha fatto tipo l'effetto del portale. No, qua è il 6. Perché ti do il secchio di latte. Ma io non ho niente, cioè, sto bene. No, perché ho sbagliato il coso. Il 6, forza. Il 7, vai sul 7. Ok. E questo qua? Sono morto. Ok, instant damage. Ok. Oh, cavolo. Sono vicino ai cani. Aspetta un attimo, scusami, ma ok, scusami. No, un attimo, please. Perfetto. Anche no. Virgola a capo, perfetto. Scusatemi perché io sono. Secondo voi io mi ricordo tutti. Ok, perché ti trasporto da me? Scriviti Pitomi Tommo, gentilmente. Perfetto. Qua c'è la tua roba, prendila pure. Non ti consiglio di andare questo qua. No, c'è questo qua, è la forza. Il 7, come mi ha detto, danno istantaneo. Mi ha ucciso. Mi ha ucciso perfettamente. Quindi mettiamoci sopra un bel blocco d'erba per indicare che è molto dannoso. L'8, che è il più bello. Questo. Vai con l'8. Salta! Salchiamo! Io credo... Sappiate che lui tipo non è buggato, roba del genere. No, lui è proprio saltato via. Ora muoio. Sì, probabile. Ecco, però riproviamoci. Ah no, è perché sono morto. Allora. Perché non ti teletrasporti da me? Sono volato. Perfetto. Vi faccio vedere di nuovo. Ecco, però in creativa forse almeno si capisce meglio. Guardate l'altezza. E non è neanche il massimo. Cioè sì, diciamo che è il proprio. Diciamo con 100-150 si raggiunge l'altezza massima. Io ho messo tutti a 100 per una questione di comodità. Dove sei finito? Ah, vero. Dopo, come ho detto prima, il primo numero indica l'ID dell'oggetto, quindi 8 in questo caso, che è il salto. 1000 è il tempo, che dovrebbe essere pari a 16 minuti. 100 è il potere.
cioè la forza del coso. Ok, vai a prendere il coso. 8 abbiamo fatto. Io direi di mettere un qualsiasi blocco per indicare ciò che abbiamo fatto. Ora salto ma non riesco. Perché? No, perché non ho più la pozione. Okay. Io direi che per ora possa, per questo primo pezzo possa bastare. Sì, siamo già a 16 minuti. Ciao a tutti! Per la prima puntata è tutto, ciao! Ciao!